Oggi ci siamo dedicati più ai dipendenti pubblici, dipendenti dei nostri uffici, delle nostre partecipate, naturalmente dei palazzi anche che sono qua intorno al municipio, e stiamo cercando appunto di avere anche delle adesioni e anche delle predonazioni, perché anche i nuovi donatori sono una risorsa fondamentale e c'è tanto bisogno appunto di donare in modo particolare in questo momento il sangue. È chiaro che il progetto dell'amministrazione e degli enti che sono coinvolti non si ferma e non si limita a questa giornata, ma proseguirà anche a settembre e ottobre, coinvolgendo gli studenti, coinvolgendo gli sportivi. Quindi è un processo continuo che desideriamo portare avanti e che nasce anche dalla volontà di valorizzare e di riconoscere un contributo solidaristico a chi dona. E quindi anche la delibera proposta dalla Giunta, che passerà al Consiglio per l'approvazione, è un segno tangibile dell'attenzione dell'amministrazione a questa tematica. La novità è un bonus sostanzialmente di 200 euro che viene dato a chi effettua almeno due donazioni nell'arco dell'anno. Naturalmente qua si tratta di un riconoscimento meramente simbolico, perché il valore della donazione è sicuramente superiore, però si vuole, l'amministrazione ha voluto anche dare questo contributo proprio perché chi dona e quindi dà la vita, perché la donazione poi rappresenta questa, chi ha bisogno deve avere anche un piccolo riconoscimento. Sono tante le iniziative, fra l'altro, che noi cercheremo anche di sostenere attraverso anche le campagne di sensibilizzazione, proprio perché vogliamo che ci siano più donatori possibili in città e soprattutto che chi ha bisogno effettivamente di sangue e di organi possa avere qualcosa che serve per la vita.